ben ritrovati a T-Sport, un saluto da Erika Calvani e Fabio Ferri. Apriamo parlando di Fiorentina, però in chiave partenze, perché oggi c'è stata la conferenza stampa di addio di Massimo Ambrosini alla Fiorentina. Ha salutato la città, i tifosi, per mezzo della stampa. Ascoltiamolo. Sono qui semplicemente per dire che la mia avventura con la Fiorentina finisce qui, il campionato è finito, mi sembrava giusto, doveroso comunicare questo tipo di situazione e soprattutto ringraziare tutta Firenze, perché per me è stato un anno francamente meraviglioso. È stato un anno in cui mi sono tolto delle soddisfazioni che non pensavo assolutamente di togliermi. E ho incontrato della gente fantastica e quindi nulla. Il mio pensiero è anche i miei compagni di squadra, che sono un gruppo di ragazzi veramente unici, e gli faccio veramente un grosso in bocca al lupo a loro e a tutta la squadra. Non mi sono manco mai vergognato di vedere quanto, di dire quanto io stessi bene qua e quanto mi sarebbe piaciuto continuare. La Fiorentina ha preso ha fatto delle altre valutazioni. E quindi io ne prendo atto, nessuno ancora aveva comunicato questo tipo di cosa, nessuno ha detto nulla, e siccome io sono stato veramente bene in questa città e anche in questa società, mi dispiaceva andare via senza comunque, siccome poi andar via senza ringraziare la gente che veramente, per chi come me veniva da una situazione, tanto senza stare a riparlare, particolare, comunque è stato veramente un anno dal punto di vista umano veramente, e anche professionale, eccezionale. È sicuramente una partenza quella di Ambrosini, che non ha lasciato indifferente la di Firenze, ma adesso parliamo di altre partenze, quelle alla volta del Brasile, dove si disputerà il Mondiale di Calcio 2014. Ebbene, Cesare Prandelli ha parlato di Giuseppe Rossi, del suo stato di salute, ma ancora non ha solo il dubbio Rossi da risolvere, giusto Erika? Si parla anche e soprattutto di difesa, anche in relazione a un altro giocatore della Fiorentina. Eh sì, iniziando però Fabio dall'attacco, hai detto bene, Rossi non è in dubbio nel momento in cui la sua condizione è ripresa a tutti gli effetti, mentre il Rebus rimane in ballottaggio con Insigne qualora i test non fossero dei migliori. Ma andiamo anche alla difesa, perché sono due i posti disponibili e Pasquale se lo gioca con Abate, Maggio e Darmian, mentre per quanto riguarda il difensore centrale il dubbio è tra Paletta e Ranocchia. Ma torniamo alle parole di Prandelli per quanto riguarda l'attacco, ma soprattutto su Giuseppe Rossi. Ho spiegato che la scelta di portare Giuseppe Rossi ha vari motivi. Il primo, che ovviamente abbiamo di fronte un talento, abbiamo di fronte un giocatore di una qualità straordinaria, uno dei, secondo me, giocatori più importanti del panorama italiano. La sua determinazione, la sua volontà, quella di recuperare prima, quella di fare mille sacrifici per essere qui, è la dimostrazione che anche i campioni devono mettere tanto carattere in quello che fanno. Quindi può essere un esempio, può essere un riferimento per tutto il gruppo. Chiaro che poi ci vuole una condizione, ci vuole una risposta sul campo, e noi ci auguriamo in questi 10 giorni di vedere delle risposte, ma se anche non fossero così, comunque lui ha già vinto tutto quello che deve vincere come immagine, come proposta. Non voglio mettergli troppa pressione, non voglio mettergli l'ansia che ogni minuto è lì controllato con la lente di ingrandimento. Lui è uno dei 30 e noi dobbiamo capire se ha una condizione che sia superiore rispetto ovviamente alla condizione di qualche giorno fa.
Ed è dubbio anche per il centrocampo, quattro nomi per un posto, ovviamente vi è Aquilani che però si gioca il posto con Parolo, Verratti e Romulo. Ma torniamo a ieri sera perché al Franchi è stata una partita di solidarietà, a vincere sono state veramente la solidarietà, la partecipazione delle persone in 40.000 all'Artemio Franchi per assistere a Team Emergency contro Nazionale Cantanti, e nella Nazionale Cantanti ha giocato anche Manuel Pasqual prima di allontanarsi dallo stadio per raggiungere l'altra nazionale, la Nazionale Italiana. Ma ascoltiamo il servizio di Francesco Benvenuti. Da anni veicolo di solidarietà e beneficenza, e Firenze non ha tradito le attese. Una serata colorata di viola per Emergency, una carrellata di cantanti, attori, giornalisti e calciatori del presente e del passato, insieme ad una cornice di 40.000 spettatori, che ha reso indimenticabile la sfida tra Nazionale Cantanti ed il team di Emergency. I fondi raccolti, oltre al programma Italia, saranno destinati al centro Salam di cardiochirurgia di Khartoum in Sudan, con il numero solidale 45503 ancora attivo per le donazioni. Emergency, che negli anni ha assistito oltre 6 milioni di persone in 16 paesi del mondo, ha festeggiato nel migliore dei modi 20 anni dalla fondazione. Una serata di emozioni in cui il calcio ha riscoperto la propria natura sociale e benefica per aiutare chi vive nella sofferenza, con l'imprescindibile supporto dell'associazione umanitaria capitanata anche in campo da Gino Strada. Prima del fischio d'inizio è apparso anche un chitarrista d'eccezione, Gonzalo Rodriguez, che si è aggiunto alla band di Francesco Guasti prima che a parlare fosse il campo. Al Franchi è finita 4-4 e il pubblico di Firenze ha potuto riassaporare il gusto di vedere sul rettangolo verde Gabriel Omar Battistuta, Giancarlo Antonioni, Roberto Baggio, Francesco Toldo, oltre ai protagonisti di oggi come Borca Valero, Manuel Pasqual e Vincenzo Montella, protagonista anche di un rigore fallito. Il Re Leone ha segnato due reti, gli altri marcatori sono stati Pasqual, Giorgio Pasotti, Luca Barbarossa, Raul Bova, Maggio e Roberto Baggio, allenatore e giocatore del team di Emergency. Anche Cristiana Capotondi non ha voluto mancare e l'attrice romana è stata anche al centro delle scene quando è stata vittima di un'involontaria pallonata subita, fortunatamente senza conseguenze. Firenze ha per l'ennesima volta mostrato il suo cuore in un mix di gol, spettacolo e solidarietà, nella speranza che il messaggio di cooperazione e sostegno possa essere sempre veicolato dal calcio e dallo sport in genere. E abbiamo visto le immagini di ieri sera dell'Artemio Franchi, ricco di partecipazione, come abbiamo detto. Abbiamo visto però anche le immagini, Erika, di un rigorista che in teoria in carriera si è fatto rispettare, ma che nella partita del cuore di ieri certo non si è distinto. Ovviamente parliamo di Vincenzo Montella. Possiamo dire, Fabio, che si distingue molto di più come allenatore, senz'altro in questa stagione, che come giocatore, perché ieri sera ha sbagliato pure il rigore, parato da Toldo, e ha parlato anche Borca Valero della partita, perché tu sai, si sono trovati contro a giocare. Borca Valero ha fermato un tiro del proprio allenatore Vincenzo Montella e nel post partita ha rilasciato alcune dichiarazioni dicendo che si è molto divertito in questo, ma poi non ha preso in giro Vincenzo Montella per il rigore sbagliato, perché sa benissimo che lui ci teneva a segnare, e dunque grande stima tra i due, ma non mettiamo in dubbio comunque, Fabio, le qualità di Vincenzo Montella anche come giocatore. Beh, del resto tanti gol segnati dall'Aereo Palanino in carriera. Parliamo tanto di Fiorentina, e ovviamente perché tra pochissimo ci ritroverete in Viola Express, il nostro programma proprio dedicato alla squadra Viola. Adesso però parliamo anche di basket, perché ieri si sono aperti i playoff di Serie A e c'era in campo una toscana, si tratta di Pistoia, che se la doveva vedere contro la corazzata di questo campionato, ovvero Milano. Francesco Benvenuti ci spiega com'è andata. La corazzata Milano vince al Forum gara 1 dei playoff di Serie A, ma che fatica contro la sempre più sorprendente Giorgio Tesi Group Pistoia, arrivata sul parquet Meneghino con grande energia e accompagnata da tifosi ancora in estasi per il raggiungimento della post-season. Finisce 73-59 per la squadra di Coach Banchi, che dopo le 19 vittorie consecutive in regular season prosegue la sua incredibile striscia di risultati positivi, ma Milano è riuscita a compiere la fuga decisiva solo nell'ultimo periodo. Merito dunque a Pistoia, che per tre quarti ha tenuto i super favoriti di questa
stagione, poco sopra il 42% dal campo. I ragazzi di Moretti, protagonisti di una serata decisamente storta al tiro, sarà 14 su 43 alla fine, restano in linea di galleggiamento tirando 35 tiri liberi, di cui 30 a bersaglio, ma nell'ultimo quarto le 7 palle perse condannano i toscani. Milano a tratti è ricaduta nei vecchi vizi, scarsa circolazione, ritmo altalenante, ma ha avuto ottime risposte da Nicolò Melli, 18 punti e 6 rimbalzi in 23 minuti per il reggiano, con un più 16 e la casella plus minus. 12 i punti di Kit Lanford, 10 per Samardo Samuels, in una rotazione che ha visto 11 giocatori, compresi 2 minuti di Gani Lawal, calcare il parquet del Mediolanum Forum. Dall'altra parte non sono bastati i 20 di Brad Wanamaker, con 12 su 13 dalla lunetta, con il nativo di Filadelfia che si è però reso protagonista anche di 7 palle perse. Doppia doppia da 11 punti e 11 rimbalzi per Denon Washington, 14 per Jejuan Johnson. Assente ingiustificato Kyle Gibson. Il losangelino in 34 minuti ha concluso con 7 punti e 1 su 9 dal campo, confermando un periodo decisamente negativo al tiro. Nelle ultime 6, 33% da 2 e 32% da 3, i dati del prodotto di Louisiana Tech. 0 punti in 21 minuti per Ed Dene, altro oggetto misterioso della partita del forum. Pistoia, e non potrebbe essere altrimenti, paga rotazioni risicate, con una panchina che, nonostante la presenza del guru Giacomo Jeff Galanda, non può assicurare la stessa qualità e costanza di Milano, che dopo la cocente delusione in Eurolega vuole riprendersi quel trono che in Italia manca dalla stagione 95-96. Nel roster di quella squadra giocava Ferdinando Gentile, padre di quell'Alessandro che oggi indossa la canotta numero 5 delle A7. Gara 2 è già alle porte. Domani, alle ore 20:30, Milano proverà a issarsi sul 2-0, in attesa poi dei due match del Pala Carrara, che è stato violato in sole 4 occasioni nelle 15 gare di regular season. E parliamo adesso anche di karate, perché proprio nel fine settimana scorso si è tenuto il 20° trofeo Topolino, una manifestazione dedicata proprio all'arte marziale giapponese, con protagonista ovviamente Topolino, il personaggio celeberrimo della Disney, ma soprattutto importante questo trofeo perché i ragazzi del Kodokan si sono fatti ancora valere, ragazzi in realtà bambini. Alice Ulivi, oro nella categoria meno 36 kg, pensa Erika. E poi Tommaso Chiaroni, bronzo nella meno 55 kg, Gabriele Marino, bronzo nella meno 42 kg verdi. E poi ancora un successo per Alice Ulivi, che ha preso il bronzo nel trofeo Topolino, e anche Gabriele Marino, che è stato medagliato per i percorsi. Con questo abbiamo concluso per quanto riguarda T-Sport. L'appuntamento è tra pochissimo, sempre con la Fiorentina in primo piano. In studio Luca Calamai della Gazzetta dello Sport, Michela Lanza con il suo nuovo libro Semplicemente Montella e Gianmarco Lucherini di Diretta Viola. Vi aspetto tra pochissimo, grazie di essere stati con noi. Arrivederci.